Ciao a tutti amici di eximardura.com e ben ritrovati ad un nuovo unboxing. Quest'oggi abbiamo ricevuto in redazione la SteelSeries Apex M800, la sedia da gaming di tipo meccanico con retroillumazione RGB completa e con i nuovi switch meccanici QS1 di produzione Kailua, la stessa azienda produttrice dei Kyle, i switch meccanici simili ai CRMX. Partendo velocemente dalla confezione, troviamo classiche informazioni, nome del prodotto, immagine ostativa, logo del brand, una piccola apertura che ci permetterà di provare con mano questa nuova tipologia di switch. Ovviamente la tastiera abbiamo preventivamente estratta dalla confezione e vedremo meglio nel corso di questo unboxing. Nel retro della stessa troviamo ulteriori informazioni, immagini illustrative e quant'altro. All'interno della confezione troviamo un classico manuale di istruzioni, due classici stickers con il logo della SteelSeries, uno in colorazione nera e uno in colorazione bianca, se riusciamo a vedere in controluce, sì. Dei keycap di ricambio per utilizzare la tastiera con sistemi Mac, due classici piedini in gomma di dimensioni e altezza diversa che ci permetteranno di rialzare un minimo la tastiera e quindi agevolarci durante la scrittura o durante le sessioni di gioco. Ovviamente nella confezione è presente la tastiera. Come possiamo vedere, il design è molto elegante, molto classico, colorazione total black, layout di digitazione americano. Dotato ovviamente del tastierino numerico, più vari tasti multimediali che potranno essere attivati tramite il comunissimo tasto Fn, che in questo caso è contraddistinto dal logo della SteelSeries. Nella parte sinistra troviamo ben 6 tasti che potranno servirci per registrare ed avviare delle macro in gioco oppure assegnare eventuali funzionalità avanzate. Questo lo vedremo meglio durante l'analisi del software di gestione. Nello specifico, vediamo meglio i tasti multimediali che vanno dal tasto F7 ad F12, mentre i tasti F5 ed F6 ci serviranno per regolare la retroilluminazione, l'intensità della retroilluminazione della tastiera, sempre in combinazione con questo tasto che ricordiamo essere il tasto Fn. La SteelSeries Apex M800 ha una caratteristica di subito impatto visivo, che è quella di utilizzare una barra spaziatrice di dimensioni davvero generose, a differenza di qualunque altra tastiera di tipo meccanico. Ovviamente vediamo anche i 6 tasti che ci permetteranno di assegnare oppure registrare le macro e conservarle in questi tasti. Nel retro della tastiera troviamo un design semplice, caratterizzato da questi piedini di forma circolare in gomma. Come abbiamo detto, solo questi due superiori potranno essere rimossi facilmente ed essere sostituiti eventualmente con quelli inclusi nella confezione. Nella parte superiore della tastiera troviamo inoltre due porte USB con funzione pass-through che ci permetteranno quindi di collegare o il mouse o eventuali chiavette USB e quindi non passare per il case o il retro del case del computer stesso. Design molto semplice ed elegante, dimensioni della Apex M800 leggermente superiori rispetto ad una qualunque altra tastiera da gaming. Nei lati troviamo una sorta di plastica opaca che irradierà la retroilluminazione del colore che noi sceglieremo e questo design abbastanza particolare. Ovviamente, come abbiamo detto, la Apex M800 è dotata di retroilluminazione RGB che ci permetterà di retroilluminare ogni singolo tasto con il colore che noi sceglieremo dal software di gestione. Come
come altre tastiere meccaniche di tipo RGB che abbiamo visto nel corso di questi mesi, di questi anni, potremo anche importare eventuali effetti che ci permetteranno di dare un tocco più aggressivo e particolare alla tastiera stessa. Con questo è tutto, quindi vi rimandiamo alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardo.com, dove approfondiremo anche la tipologia di switch utilizzati, che ricordiamo essere i QS1, chiamati così dalla SteelSeries, e per adesso vi possiamo dire che questi sono molto simili ai switch CRMX Red per peso e forza di attuazione. Con questo è tutto, ancora vi rimandiamo al nostro sito e un saluto a tutto lo staff.